Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a Dio, Signore. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e farisei e disse: Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati, ecco, preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe e fece uccidere quegli assassini e diede le fiamme alla loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai corcicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello buttò lì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Parola del Signore. In questa parabola la situazione cambia man mano che la parabola va avanti, perché c'è natura dentro se stessa e si vede che quello che all'inizio è un certo tipo di scenario, alla fine è trasformato in un altro. Non ci facciamo caso, ma in realtà è così. È come se durante un evento si passasse dal giorno, entra la sera e finisce che è notte, cambia tutto quanto. Infatti, lo scenario iniziale è quello di un re che deve fare la festa di nozze per il figlio, ma la gente, i cittadini della città, non se ne curano e continuano la loro vita normale. Chi non ha i propri affari, chi questo, chi quell'altro, poi c'è addirittura chi maltratta e si rivolge contro ai servi del re mandati per questo invito che si dice grazioso, cioè una grazia, un dono. Alla fine invece, quando c'è la festa che si inizia, e si immagina questa sala grande con tutte le luci, le cose, le vivande, tutto preparato, fuori non c'è il cosiddetto mondo normale. Cioè non c'è più la città, perché quella è stata distrutta. I nemici anche sono stati uccisi. Ma non ci sono neanche più quegli ambienti normali, campi o altri, no? Perché alcuni andavano al proprio campo, che i propri affari, quindi possiamo immaginare campi, commerci, attività, il mondo lo viviamo anche noi. Fuori dalla sala è buio, pianto, stridore di denti. Quindi c'è stata una trasformazione da quello che è l'ambientazione iniziale a quella finale, che è il passaggio così veloce e immediato del racconto che rappresenta il mondo come noi lo viviamo adesso, quello che noi chiamiamo il mondo reale, il mondo concreto, il mondo materiale, la nostra vita quotidiana, e invece un mondo che scompare, questo mondo scompare e dopo esistono solamente altre due dimensioni. Questo mondo materiale sparisce ed esiste la dimensione della luce della festa, chiusi dentro, e fuori un mondo di tenebre, pianto, sudore di denti, disperazione, l'odio, quello che si chiama inferno in qualche modo. Esiste nella realtà spirituale questa dimensione, il suo contrario. Il mondo materiale sparisce, si dissolve. Dunque, l'invito del re alle nozze del figlio è una grazia ed un dono, perché lui sa bene
che nella realtà spirituale, quella che rimane, non c'è l'illusione della vita materiale, io penso ai miei affari, tu vai dove ti pare, perché tutto questo finisce. Come dire, nella nostra vita, così, di singole persone, quando finiremo qui sulla terra, entriamo in una dimensione in cui non c'è più la terra dove noi stiamo abitando adesso, ma ci sarà o il regno di Dio con la luce e la festa, o pianto, buio e sidor di denti, non c'è altro. Quindi l'invito, ripeto, del re, che chiaramente rappresenta Dio, è un invito che di colui che sa bene qual è la realtà spirituale e fa di tutto perché le persone possano entrare. È un dono di grazia l'invito a entrare nel regno, non è una questione di merito. Ma non erano degni. Perché non erano degni? Perché disprezzano l'invito, hanno l'idea, ma ognuno è più interessato alle proprie cose di qua, illudendosi che questa sia la continuità della vita e illudendosi che questa è la cosa che rimane o che dopo non ci si pensa, che dopo dipende. E qualcuno invece è proprio cattivo e vuole talmente contrastare il re, perché vuole fare delle cose del regno sulla terra le proprie cose e governarle, possederle, sfruttarle a proprio piacimento, contro il legittimo proprietario, contro le sue leggi e contro la destinazione anche di quelli che sono i beni materiali in vista di quelli spirituali. Sono queste categorie di persone. Nella economia invece così più generale, quindi fuori dalla nostra vita individuale, sappiamo anche che ci sarà quella che si chiama la fine del mondo, cioè è San Pietro che ne accenna, dice si dissolveranno i cieli, si arroterà come una pergamena il cielo e tutto si liquefarà come fuoco e vedi questo passo, quello che noi chiamiamo normalmente la fine del mondo, nel senso che anche tutto ciò che è materiale è destinato a consumarsi perché si entra, serve per entrare nella dimensione spirituale. A dire questo, si dice questo per dire che il nostro vivere sulla terra è finalizzato come gradino per fare un salto in una dimensione differente, che dipende però da Dio e dalla nostra accettazione al suo invito. Di questa condizione è espressione questa figura un po' misteriosa, e uno ci rimane anche forse un po' male, no? Di quest'uomo sorpreso fra gli invitati che non ha l'abito di nozze. Ora c'è questo particolare del re che passa e studia tutti quanti gli invitati. Guardate bene che non sono stati invitati i più buoni, i migliori, no, buoni e cattivi, tutti dentro. E noi diremo, non è giusto. Perché? Non è giusto solamente per quello che non ha l'abito nuziale. Allora la condizione è quella della trasformazione della nostra volontà. Ci prende come siamo, nei corcicchi della strada, nella condizione, con l'abito che abbiamo, per entrare in questa situazione di nozze, di festa eterna, purché noi indossiamo l'abito delle nozze. Che cos'è l'abito? L'abito è una parola, in italiano gioca bene, perché abito e abitudine, no? Ha un po' la stessa radice, lo stesso significato. L'abito è ciò che indossiamo, l'abitudine è quell'insieme di azioni, di gesti, di comportamenti che diventano il nostro abito, il modo in cui noi ci comportiamo e che piano piano ci trasforma per questo esercizio, no? Se le buone abitudini ci trasformano in persone virtuose, le cattive abitudini ci trasformano in persone viziose, no? L'abito, no? L'abitudine è ciò che siamo abituati a fare. L'abito delle nozze quindi è un abito, è una serie di virtù che noi dobbiamo avere per poterci presentare davanti a Dio. Questo abito è un abito di grazia, anche questo. Quindi non dipende dall'essere buoni o cattivi, ma dal lasciarci bonificare, sanificare, diremmo oggi, allora più giusto è santificare da Dio stesso.
Questo abito che non aveva, in realtà è la presunzione di colui che si intrufola in un posto dove non può stare perché pretende di non essere adeguato ma di essere accettato ugualmente. In pratica, ho il vizio, ho il peccato, non me ne pento, vado bene così, tanto Dio è buono, mi prende come sono. Ti prende come sei, ma ti vuole trasformato. È diverso, è un processo, un procedimento. Questo procedimento, questo processo è racchiuso proprio nel significato della festa. La festa, se va semplicemente a riguardare il figlio del re, come dire, io assisto, vado al matrimonio, battiamo le mani, siamo felici con lo sposo o con la sposa, mangiamo, si balla, quello che c'è, la festa. In realtà ogni persona invitata alla festa è chiamata alle nozze, perché le nozze del figlio sono con ogni anima di invitato. Quindi gli invitati alle nozze sono i veri protagonisti della festa stessa. E non avere l'abito nuziale vuol dire essere lì ma non volersi unire nelle nozze. Cioè la santificazione che Gesù apporta alle nostre anime non viene accettata. È la stessa situazione di chi durante la vita terrena dice ho altro da fare oppure sono contrario a. Questa è la situazione di qualcuno che dice tanto Dio mi ama come io sono, mi prende come sono, io sto lì. Allora l'unione sponsale, che è il massimo grado di unione mistica tra l'anima e Dio, ed è il fine di tutte le anime, i santi sulla terra arrivano subito, gli altri si arrivano dopo il purgatorio o cose di questo genere, è l'adeguamento dell'anima a ciò che Dio è. Cioè è l'anima che deve diventare, direbbe San Giovanni della Croce, proporzionata a ciò che è Dio. Pur essendo creatura è molto più piccola, infinitamente più piccola, deve poter stare di fronte a Dio. Quello che non può stare di fronte a Dio non è la piccolezza o l'essere creature. Pensate alla Madonna che ha guardato l'umiltà, no? La piccolezza di lei e la riempita di ogni grazia, ma è il peccato non può coesistere con Dio. Il fatto che il mondo viene bruciato e che questa vita terrena finisce e anche questo nostro corpo va in malore in qualche modo e aspettiamo una resurrezione, è proprio perché tutto ciò che è peccato ed è inquinato dal peccato non può stare davanti a Dio, non è proporzionato. La santità dunque è questa purificazione che la nostra anima deve avere per poter stare davanti a Dio. E le nozze è anche unione con Dio, per cui c'è una fusione di volontà, la mia volontà con la volontà di Dio. E questa fusione vuol dire che se c'è qualcosa in me che è contro Dio o che è contrario alla sua essenza, che è la bontà, è l'amore, è la misericordia e tutte le virtù che ci sono in Dio, la sua essenza stessa, la sua natura, tutto quello che non c'è non può stare, deve essere purificato. Il voler stare davanti a Dio senza questa purificazione del cuore è una presunzione, una pretesa insopportabile, che Dio non accetta. Avendolo detto, sei invitato, io questo, le condizioni sono queste qua, ma tu pretendi questo, tu vieni legato, mani e piedi, gettato fuori, no? Dove buio, pianto e stridor di denti. Allora, le nozze che sono rifiutate perché misteriosamente tante persone, poche persone, non sappiamo, preferiscono il peccato e l'essere Dio a se stessi piuttosto che questo invito a nozze, che mi chiede di lasciare qualcosa qua per ottenere qualcosa di molto più grande. Questo invito è rifiutato, non erano degni, sono questi che non ne sono degni. Quest'altro invece è un presuntuoso che ha voluto presentarsi nello stesso modo. Sono questi i due grandi peccati. Contro Dio e l'egoismo, penso agli affari miei e vado contro Dio, oppure rimango innamorato del mio peccato, io sposo quello
e pretendo di essere nel paradiso di Dio, di essere come Dio, di essere simile a Dio, di essere la sua immagine e quindi di godere della vita eterna. Come vedete, lo scenario è cambiato e c'è una illusione, una specie di velo che cade davanti ai nostri occhi durante la vita. Le cose materiali un po' ci affascinano, un po' abbiamo solamente queste davanti agli occhi, ci danno l'illusione di un tipo di vita che continua. Se non continua mai, continua con i figli, con, no? In realtà tutto questo finisce per me, ma finisce anche per i figli, per i nipoti, per altro. E con me, con noi, con ognuno di noi, inizia la vita vera, che è quello dello spirito che non finisce mai. Il passaggio, quindi, da quel primo paesaggio al secondo, è il passaggio dalla vita illusoria, che è la scena di questo mondo, alla vita reale, che è invece la vita dello spirito, che noi non vediamo con gli occhi materiali, ma che crediamo per fede nello spirito di Dio che ci ha dato. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.